su un'altra testata di settore che si è chiusa la gara creativa? Ma fondamentalmente è stata una naturale evoluzione di quello che era in corso, cioè dopo quello che è stato fatto MTV classico l'anno scorso, ci siamo guardati intorno per vedere se fosse il modo migliore, diciamo, di investire, di fare pubblicità. E quindi cosa bisognasse fare, per cui abbiamo parlato con una serie di esperti. La nostra gara di fatto era tutte queste agenzie, una consultazione. Infatti potrei ripresa come gara, ma qui una consultazione. Quindi, ma insomma, guardate cosa abbiamo fatto, dici cosa pensate. Io non chiedevo mai nei pitch creatività, chiedevo voglio bullet point. Quindi secondo voi che cosa noi dobbiamo fare, visto come è stato vivere in un settore diverso, quindi facciamo comunicazione prima, quindi affido agli esperti. Ho fatto tutto questo giro, abbiamo trovato la convinzione che non siamo pronti per andare avanti con questa comunicazione pura GL, pura di branding. Perché di fatto gli spot di Telegram, seppur basici nel focalizzarsi su cioè, la più basica della nostra situazione, erano, diciamo, in qualche modo facevano una promessa, che era il famoso di New York Connect, siamo nuovi, siamo voluti. Cosa che in quel momento ancora non c'era, perché il chat è comunicazione, è social, ma devi costruire, far sì che diventi un social rilevante, ci vuole tempo, e poi lifestyle, che sono tutte le cose che vediamo oggi, e non c'era niente ancora, perché era stato lanciato da vaccino. Quindi è molto difficile sostenere questa promessa. Qui la mia decisione è quella di dire, guarda, diciamo perso, fermiamoci, smettiamo di fare rumore che confonde sulla cosa. Lavoriamo per alimentare questa promessa e quindi avere qualcosa da raccontare e da dire. Cioè, se io vado a fare il focus group con i ragazzi e questi mi dicono, ma perché devo usare WeChat, devo avere pronta così la risposta e devo essere contento. Se non sono convinto io, non posso, non c'è di vita che tenga. Certo. Quindi ho spento quella leva. Il budget di fatto è lo stesso, perché cosa succede? Invece di fare pura TL per ADV, lavori su partnership, quindi invece di comprare spazio con tutti gli ultimenti, non è che poi sia molto diverso. Quindi, se vogliamo logica pubblicitaria, invece di lavorare con la concessionaria classica, lavori con le tipi speciali, ma più o meno è sempre ADV. E creiamo questi servizi, questi contenuti per i nostri utenti. Siamo in quella fase. Cioè siamo nel mezzo di questo viaggio che ha visto di fatto nascere un progetto di account ufficiali, ce ne sono altri tanti in cucina. Sì, qualche tempo fa avete comunicato quello con Condé Nast, poi con le riviste di Condé Nast, adesso c'è il Corriere, poco prima c'era il Corriere, ci sono testate minori che hanno già aperto, quindi sono semplicemente messi in servizio, ma ci vanno, ci sono gli e-commerce alle porte, cioè si sta mettendo in moto tutta questa strada. Strada è tracciata. Si tratta di aprire il gas a manetta e andare a 300 all'ora, un mondo che ti chiede, è una cosa particolare, ti chiede di andare a 200, ti chiede di andare a 300 all'ora, perché siamo abituati a essere bombardati di cose, quindi se io non ti dico ogni 3 giorni qualcosa di nuovo, tendenzialmente mi dimentico. Ma al tempo stesso ti richiede poi di aspettare che la gente abbia voglia di scoprirti, di conoscerti, e questo richiede tempo. In questo, essere non la startup siamo nata ieri, con più rispetto, ma un gruppo che ha dietro il muscolo per reggere questo sforzo, penso possa fare la differenza. Certo. Poi si apre un bivio, e dovrei dire, bene, ma una volta che ho tracciato questa linea, vado avanti così e quindi mi convinco che alla fine il marketing di un social network, come un social network, è quello effettivamente tradizionale, per cui inizialmente stai zitto e lasci che sia il BTL che sia da portarti, o invece esiste la possibilità di fare branding BTL classico anche con un social network. Quindi la risposta, nel senso, la risposta è un po' più domanda. La mia certezza è che adesso non possiamo farlo.
Poi lo potremmo fare da qualche mese. Quindi in pratica fate parlare i vostri prodotti al posto vostro. Sì, giusto? Ma se ci pensi, proposta. Sì, ma se ci pensi, sai, alla fine posso sapere cose semplici che funzionano. Certo. È come se io dovessi dirti, dovessi convincerti che sono figo. No, una volta, prima devo farti, prima devo far sì che tu mi veda, e quindi quello è giusto, devo far sì che il mio nome tu lo conosca. Dopodiché non posso continuare a dirti che sono figo, perché a un certo punto tu reagirai in altro. Certo. Se invece lascio che tu veda, mi veda in giro, che faccio cose figo, e qualcuno ti dica, oh ma guarda che lui effettivamente è un figo, allora è diverso. Certo. A quel punto poi posso anche andare sui cartelloni, ma prima ho comprato autofiducia, ho comprato nel senso buono, certo. Quindi questa è un po' la... Posso chiederti una cosa? In questo nuovo scenario strategico che hai tracciato per Richard, Nubicon, che è la scelta, sì, sostanzialmente, in cosa ti affianca, sì, sostanzialmente? Fondamentalmente sono tutte le creatività che facciamo, che sono una creatività. Perché... Ma finalizzate a cosa? Faccio un esempio, adesso abbiamo fatto un lavoro con una community che è quella degli appassionati di Top Gear. Sì? Dicevo, per venire live a Torino abbiamo fatto un ingaggio degli utenti nel palazzetto, al Palazzo Olimpico di Torino, questo video. Allora lì banalmente se avevi uno stand, avevi dei video che girassero in tutto il palazzetto, che ti facevano vedere che cosa puoi fare con le chat, chiaramente con il registro di comunicazione che è quello proprio di Certo. Come facciamo anche questo? Ok. Abbiamo fatto un video, non so se l'avete visto, Target B2B, gira sul Corriere, uh-huh, ed è poi anche sulla nostra pagina YouTube, quindi, e poi l'ho anche twittato io, quindi l'ho twittato male. È un video che invece comincia a tracciare la rotta dell'altro business di WeChat, che è parte prettamente di B2B, no? Comunque io posso permettere all'azienda di fare customer care e tutto a costi bassissimi. Allora, per me quello è la storia di WeChat. In generale sono studenti, e WeChat in particolare, può essere un acceleratore delle aziende italiane. Perché? Perché più o meno ho bisogno di andare all'estero, ho bisogno di uno strumento tecnologico che faccia fare customer care e vendita, e tendenzialmente poco soldi per farlo. Allora, il social network internazionale è l'ideale per fare tutto questo. Certo. Allora abbiamo fatto un video che racconta questa storia, e lo stiamo cominciando a usare in vari convegni, al Social Media Marketing Day, in tutti i meeting one to one di business che facciamo. Quel video è una grafica, un'infografica, scusate, animata, che dura 40 minuti. Quindi diciamo tutti questi materiali ce li prendiamo sempre loro. Perché abbiamo trovato in un partner piccolo, allora, innanzitutto la voglia di capirci. Sì. Quindi la voglia di star lì un mese e mezzo solo ad ascoltarci e cercare di digerire che cosa siamo. Secondo, la flessibilità, per cui insomma, ci si viene incontro, si lavora insieme, certo, quello che è la partnership qua. Oggi quella che è un'amica azienda, che è tirata, ma possiamo definire la cosa una piccola azienda. E la qualità comunque del prodotto finito che ho messo in discussione, quindi diciamo è diverso. Io poi l'ho preso in concetto di social media sempre di zero, comunque tutte le volte che invece passiamo per un po' di avvivita, comunque ancora c'è, che è sempre finalizzato a comunicare i contenuti che abbiamo, che è sempre che vogliamo, potete appoggiare con centro media anche lì che ci conosce, che è strutturato, eccetera, ci sono tutti. Certo, ma fammi capire una cosa, sono state, parlando di business in Italia, tu prima hai detto WeChat in Italia è una piccola azienda, ma di che piccola azienda stiamo parlando? Per piccola azienda intendo dire che ci sono circa una decina di persone che lavorano su WeChat in Italia, considerando, se parlo di FTs, quindi poi nelle persone delle agenzie, eccetera. Se ci pensi, rientra la definizione di, certo, PMI, poi se tu guardi in Italia, non li diamo, però tu fai conto che il prodotto che in questo momento ha 400 milioni di utenti attivi nel mondo, ha visto nell'Italia il paese con il più alto tasso di crescita negli ultimi anni.
poi è una ricerca che ho girato su internet un po' di tempo fa, sugli studi dipendenti, diciamo, mi pare che sia Web Index, comunque la nota. E al di là del numero, che parla di circa 6.500% di crescita, è un numero in sé iperbolico, ma perché siamo partiti da poco, conta poco, però conta l'ordine di grandezza. Cioè, comunque è una crescita significativa su dei numeri importanti, comunque ha un senso. Poi 6.500, 6.500, 6.500, però quello è l'ordine di grandezza su un periodo di un anno. Quindi comunque se tu cresci a quel tasso per un periodo di un anno, il numero li fai. Per quanto piccolo possa essere la partenza, però il numero li fai. Due domande che sono due curiosità brevi. Abbiamo fatto tre esempi prima, collaborazione con Corriere della Sera, con The Nast e Radio 105, che sono tre in realtà critiche, tra virgolette, perché comunque parliamo della stampa tradizionale e della radio e dei periodici. Perché questa scelta prima di tutto? E poi se avete intenzione di portare avanti delle collaborazioni magari su degli eventi spot di richiamo internazionale? Allora, il primo è perché io continuo a credere nel contenuto di qualità e credo che comunque ci sia ancora voglia di fruire. Gli altri social network sono molto bravi, molto felici, come sono fatti, perché tecnologicamente nell'offrire tantissima quantità. Comunque se io voglio un'informazione oggi Twitter, bene o male mi arriva di tutto. Questo non può succedere su WeChat, perché non posso cercare un official account per ogni cosa. Facebook fa la stessa cosa, no? Molto follow-up. Noi per nostra natura siamo selettivi, perché tu devi cercare un account, seguirlo e interagire in modo molto profondo con quella controparte. E quindi funzioniamo molto meglio quando andiamo a selezionare contenuti che hanno un target preciso, per esempio un sito preciso. Quindi funziona bene. Poi perché tendenzialmente in teoria radio sono contenuti facilmente digitalizzati, quindi diventa facile e anche con un peso tradotto poi in kbyte compatibile. Quindi in un paese come l'Italia dove comunque la capacità di banda è un problema, insomma, sarei felicissimo di mettere i film in HD di Sky, però dopo di che succede? Che le persone ne fuorirebbero solo sotto wifi e si perde la razionale della chat che usiamo. Eventistica è un ottimo commento. In realtà ne abbiamo già fatti un po'. Un chat funziona molto bene negli eventi. Ti cito un paio come esempio recente. Il primo è Rock in Roma, questo è per Rock in Roma, che è questo festival che c'è. WeChat è la piattaforma di servizio del festival. Quindi quando tu la vedi, tu puoi seguire l'account, avere informazioni, come se fosse un mini sito, e fin qui lasciami dire la componente evolutiva di WeChat è limitata. Ma la cosa molto bella è che avendo questo backend, se tu in qualunque momento scrivi un messaggio o anche vocale, c'è una persona che ti risponde. Quindi a questo punto tu hai creato questo customer care one to one in mobilità, che invece è molto importante. Perché dici, ho perso una navetta, ho uno sconosciuto alle spalle, ho qualunque problema, c'è uno che ti risponde, riesce a localizzarti, fai di tutto, ma tu comandagli la posizione e fai tutto. E quindi questo è molto potente nell'eventistica. Questo è un pezzo. È stato fatto così, è stato fatto uguale in Eco Race, che è un circuito di sul lago di Iseo, molto più piccolo, ci serve per fare la nostra sperimentazione. È stato così in Top Gear, questo evento dicevo prima del discorso, dove inoltre abbiamo sviluppato questo sistema per cui i ragazzi potevano farsi le foto e hanno creato la WeChat passando su mega schermi e il backend è in grado di mettere una persona che filtra. Quindi c'è una persona di Top Gear che decideva che questa foto può passare o non può passare, però senza un euro di investimento tecnologico Top Gear ha messo in piedi un servizio che ai ragazzi ti consente, avendo centinaia di selfie spedibili in poche ore e comunque passi. Il mio pallino sono con le fiere, perché secondo me usate le fiere può fare veramente la differenza. Tu pensa che ogni volta che io lo stendo, il quadro è un cartone, è tutto, ma è il portatore.